amici, quella appena trascorsa è stata una settimana ricca di appuntamenti importanti. Proprio così, Daniele, lo psicoterapeuta Alberto Pellai è stato ospite del nostro campus per un doppio incontro, lunedì con i genitori e giovedì con insegnanti ed educatori. Il tema degli incontri è stata educazione sentimentale ed emotiva dei ragazzi. I nostri inviati lo hanno intervistato. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Grazie per la linea. Oggi siamo qui col professor Pellai. Prof. Pellai, sappiamo che lei ha tenuto un incontro con i nostri genitori che il giorno dopo sembravano molto soddisfatti. Vorrebbe dire anche a noi ragazzi che non abbiamo potuto partecipare di che cosa ha parlato con loro? Allora, con i vostri genitori ho parlato di educazione affettiva e sessuale, di primi baci, di quanto è importante avere cura delle relazioni, dei sentimenti, degli affetti e ho anche provato un po' a far vedere ai genitori che ruolo importante hanno loro. Per esempio, che cosa significa aiutare un ragazzo o una ragazza ad avere una visione dell'amore dove c'è dentro tutta la bellezza di questa parola, di questa dimensione, magari in contrasto invece con le tantissime immagini che dell'amore e della sessualità vengono date all'interno dei media, all'interno dei social, anche all'interno della pornografia che purtroppo è una cosa molto molto utilizzata dai giovanissimi. I nostri genitori ci fanno spesso mille raccomandazioni, non stare sempre attaccato al cellulare, non accettare niente dalle persone che non conosci, non guardare certe trasmissioni, ma noi queste cose le sappiamo. Le sembra giusto che loro continuino a starci così addosso? Vuol dire che non si fidano di noi? Per noi non è bello essere continuamente controllati. E per noi genitori non è bello controllare i nostri figli, è un lavoro faticoso, ma credo che quando si hanno 11, 12, 13, 14 anni non si possa avere la libertà che avremo quando ne avremo 17, 18, 19. Devo anche dire che come psicoterapeuta, come persona che aiuta magari ragazzi e ragazze che si trovano nei pasticci, ho visto molti ragazzi e ragazze della vostra età che fino al giorno prima pensavano che a loro non sarebbe mai successo un problema mentre navigavano nell'online e quando i genitori gli davano le raccomandazioni dicevano che rompiscatole, che siete mamma e papà, basta. Il giorno dopo magari si sono trovati dentro un pasticcio terribile, una di quelle cose che immaginavano che a loro non sarebbe mai successa e si sono resi conto di quanto era importante il messaggio, la supervisione e il monitoraggio che i loro genitori mettevano a disposizione, magari irritandoli un po'. Noi ragazzi a volte facciamo delle cavolate, ma poi non diciamo niente ai nostri genitori perché abbiamo paura che ci sgridino o abbiamo vergogna. Come potremmo fare per farci ascoltare senza paura di essere sgridati o puniti, anche se l'abbiamo fatta grossa? Ma direi che i genitori devono dire ai figli qualsiasi cosa ti è successa, tu raccontala a me. Magari fare proprio la promessa che quando mi racconti anche la peggiore delle cose che è successa e non doveva succedere, io ti garantisco che per almeno 12 ore non faccio niente. Ci penso su, rifletto, poi ti riconvoco e di sicuro ci saranno delle conseguenze, ma le conseguenze non saranno la rabbia di mamma e papà. Non mi metterò a urlare, mi metterò a riflettere con te su quello che è successo e insieme decideremo quali sono le conseguenze da adottare. A voi ragazzi direi, non dimenticatevi mai che effettivamente i genitori quando fate dei pasticci non vi possono fare l'applauso, non possono farvi la standing ovation e dirvi siete stati spettacolari, perché se avete fatto un pasticcio è chiaro che loro dovranno fare un intervento, ma allo stesso tempo i genitori non sono i vostri nemici, sono i vostri migliori alleati, quindi la miglior persona a cui dire un grosso pasticcio in cui mi trovo coinvolto sono sempre mamma e papà. Magari prima fatevi fare la promessa, se ti dico una cosa che ti farà arrabbiare, tu mi prometti che per 12 ore non alzi la voce, gli fate firmare il contratto e poi gli raccontate tutto. Grazie. A te.
Altro importante evento della settimana è stato il centenario dalla nascita di Gianni Rodari. Cogliendo l'iniziativa nazionale, le scuole dell'infanzia primaria hanno dedicato la giornata di mercoledì 15 gennaio a questo fondamentale autore della letteratura italiana per l'infanzia. Vediamo nel servizio cosa hanno fatto i nostri alunni. I bambini della scuola dell'infanzia hanno festeggiato il centenario di Gianni Rodari nel laboratorio di Merlino. I bambini si sono sperimentati nella lettura spontanea e drammatizzazione della storia L'omino della pioggia. I bambini e le bambine diventano protagonisti. Insieme imparano a condividere e rispettare i tempi e le iniziative di tutti. Scusa, chi conosco? Gianni Rodani. Gianni Rodani? Sì. Chi è? Non so. È un signore che scrive libri? Sì. Ah. E sai, ha scritto tante storie. Sì. Però Gianni Rodani ha scritto una storia nuova. Ah, sì? L'omino della pioggia. Ma dai, e com'è questa storia? Siamo andati a cercare Gianni Rodani, poi siamo andati nella libreria di Padre Scedo, e poi abbiamo visto dei libri che ha lasciato nella libreria dentro, e la Marta Antonio ha detto che ha visto dei libri Gianni Rodari. Ah, Gianni Rodari allora. Gianni Rodari? Sì, Gianni Rodari. Ha detto Gianni Rodari è passato di qua perché abbiamo visto dei libri da libreria. Vito, e queste? Sono le due storie che ci sono capitate oggi a scuola. Ma che bello! È stata un'esperienza bella? Sì. Mi sono divertito. Oggi stiamo celebrando i 100 anni di Gianni Rodari. Abbiamo provato a fare un testo come li faceva lui, cioè partendo da due parole, con queste due parole dobbiamo fare un testo breve. Stiamo facendo il lavoro di Gianni Rodari, che praticamente la maestra ci dà due parole e con queste due parole noi dobbiamo formare un titolo e poi creare un testo. Le parole che vi do adesso, sulle quali lavoriamo pensando ad un titolo esatto, sono il gatto e il tappeto. Ricordandovi che creando un titolo anche la trama del nostro testo sarà molto diversa. Giorgio. Il gatto grazie a lì. Matematica per il centenario di Gianni Rodari. Alcuni bambini sono stati in classe a fare delle tabelline per poi fare delle rime. 8x4 ti ammazzo. Alcuni sono usciti per creare dei numeri che poi disegnandoli sono diventati personaggi. Questo giorno la Quinta A ha voluto ricordare Gianni Rodari per il suo 100° anniversario, ricordando un suo libro legato anche al nostro progetto Emozioni. Perché se vuoi completare un obiettivo devi impegnarti a far sì che sia vero. Nel progetto Emozioni stiamo ultimando una chiappa sogni che serve per acchiappare i sogni cattivi e rilasciare quelli buoni. Gianni Rodari abbiamo letto una storia che si intitolava I due sognatori, dove c'era un padre che lui sognava le cose ma pensava di averle già. Invece suo figlio le sognava, però
lui sapeva già che non ce l'aveva e cercava di far realizzare il suo sogno. Dopo questo lavoro abbiamo concluso che è più facile sognare ad occhi aperti, però impegnandosi si può arrivare a un sogno e quindi ci sentiamo più soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Ora guardiamo cosa hanno combinato questa settimana i piccoli del Green Nido. Eccoli! Questa settimana Lina ci ha portato una nuova sorpresa, un elemento della natura che in questi giorni si fa sentire, il ghiaccio. I bambini si sono divertiti a manipolarlo, scoprendo che si può sciogliere sia attraverso le nostre manine, sia attraverso oggetti che producono calore, come per esempio il phon. I bambini, oltre al tatto, hanno utilizzato un altro senso, il gusto, assaggiando e gustando una squisita granita fatta da loro. Aspettiamo Lina con altre incredibili sorprese. Infine vi segnaliamo alcuni imperdibili eventi. Mercoledì 22 gennaio alle ore 20:45 l'Aula Magna ospiterà la tavola rotonda della Casa Famiglia, un'occasione importante di confronto che segna il primo anno di vita del campo di Santa Paola Elisabetta. Giovedì 23 gennaio, invece alle ore 10:30, nella chiesa parrocchiale di Orzinuovi, sarà celebrata la messa in occasione dei festeggiamenti della nostra fondatrice, Santa Paola Elisabetta Cerioli. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di non mancare all'Open Day che si terrà domani, sabato 18 gennaio, dalle 9:30 alle 12:30. Da Daniele e Giulia è tutto. Alla prossima settimana!